Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo, come ormai si fa spesso, della vitamina D, una vitamina ormai sempre più conosciuta. Si è visto quante sono le sue azioni e la sua importanza in numerosi processi metabolici, qual è la sua importanza a livello immunitario, quindi non solo per il riassorbimento del calcio, ma anche appunto in una regolarizzazione della nostra attività immunitaria. È un epitelio protettore, quindi anche in andrologia è importantissima per quello che riguarda l'integrità del sistema vascolare arterioso e venoso e quindi correlato ad alcuni casi di disfunzione erettile. Sappiamo benissimo che la possiamo identificare come un pro-ormone e quindi anche in quella che è la catena della sintesi del testosterone possiamo ben intuire quanto sia la sua importanza. Questo brevissimo video, ormai faccio sempre video abbastanza brevi per non annoiarvi, anche perché ormai gli argomenti sono così discussi da tutti che ormai sono ben conosciuti, si è però visto, e questo l'ho scritto nel mio ultimo blog sulla rivista online Today, quanto la vitamina D sia anche importante nella fertilità maschile. Non ci sono ancora delle certezze assolute su alcuni step, su alcuni passaggi, ma si è visto come, già questo si sapeva da tempo, ci sono recettori per la vitamina D a livello testicolare, ma anche a livello delle cellule germinali. Questo quindi fa capire che se una cellula ha dei recettori per una data sostanza, chiaramente questa sostanza ha un suo effetto importante nell'attività per lo sviluppo di quella cellula. Si è visto come regolarizzando i livelli di vitamina D effettivamente la spermatogenesi tende a migliorare, per cui nel nostro, chiedo scusa, nel nostro maschietto infertile, al quale chiediamo anche degli esami metabolici, chiediamo anche degli esami ormonali, si evidenzia una presenza ridotta di vitamina D, è indispensabile la giusta integrazione affinché i livelli si normalizzino e oltre a tutti i benefici di cui abbiamo parlato ci sia quasi sicuramente un miglioramento di quelli che sono alcuni aspetti della spermatogenesi. Sappiamo che i parametri più importanti di uno spermiogramma sono la quantità di spermatozoi, ma anche la loro mobilità e anche la presenza di una discreta percentuale di forme normali. Questi ultimi due aspetti possono essere, io direi, sicuramente migliorati con la giusta e adeguata integrazione di vitamina D. Con questo vi saluto, auguro a tutti una buona giornata.